È stata posticipata fino a domenica 26 maggio la mostra dedicata a Tom Storer, l'artista pittore amato e apprezzato dalla città, vissuto a Fano dal dopoguerra fino alla sua morte nel 1973. L'esposizione, visibile all'interno della chiesa della Confraternita del Suffragio in piazza Cleofilo, è stata organizzata dal gruppo Artisti e Pittori Fanesi in collaborazione con lo Studio Fotografico del Bianco. Sarà possibile ammirare alcune delle principali opere che Storer realizzò nella sua vita nella cittadina fanese, catturando soprattutto diversi scorci del centro storico. In concomitanza con questo appuntamento, Centrale Fotografia ha organizzato una passeggiata serale gratuita per venerdì 24 maggio alla scoperta di quei luoghi di Fano dipinti da Storer, iscrivendosi tramite il sito o contattando l'associazione. Un evento davvero molto importante che ci ha ricordato un'iniziativa che noi di Centrale Fotografia fecimo 10 anni fa con il grande Filippo Tranquilli, che ricordo con affetto. Fu lui che ebbe l'idea di concentrarci sui dipinti di Storer e chiamò quella visita Prospettive Storer, come abbiamo chiamato noi l'appuntamento di venerdì 24 maggio. Quindi l'idea è quella di ripercorrere i luoghi che Storer ha amato e ha dipinto. E poi tra l'altro questa iniziativa fa parte di quella volontà che abbiamo di conoscere sempre meglio la città, soprattutto in questo momento che anticipa di 2 settimane il prossimo appuntamento del nostro centrale festival, che avverrà alla Rocca Malatestiana e nel centro storico di Fano dal 7 al 9 giugno. Come si struttura questa passeggiata? Partiamo dalle visioni di Storer che sono esposte nella mostra organizzata da Umberto Gennaro e Simone Bertini con Artemista al Suffragio, e faremo alcune tappe, ovviamente tutte in centro, non andremo verso il mare, saranno 6 tappe, scandite da un percorso tra gli anni 60 e gli anni 70 e l'inizio degli anni 70 di Fano, della storia fanese, della storia di Storer, della storia personale dei fanesi che parteciperanno alla visita, e della storia mondiale, quello che succede in quegli anni e quello che succede alla città, perché la città è tanto cambiata ma non è cambiata affatto. Sarebbe molto utile che tutti avessero o già visto i dipinti o avessero il catalogo che ha a disposizione alla mostra, in maniera da rivedere esattamente i punti di vista. L'appuntamento è previsto per venerdì 24 maggio, 20:30, alle 8:30 della sera, nei giardini del Centrale, che è uno dei punti vissuti, visti e ritratti da Storer, ed è appunto centrale anche per il nostro percorso.